Ladies and gentlemen, benvenuti ancora una volta su Radio MH e su On The Court. E ancora una volta sulla nostra strada verso la scomunica è arrivato il momento di forse sciogliere quella piccola curiosità che il nostro bene amato presidente Giuseppe Oliva buonasera. Ci sta, diciamo, fregando da tre puntate ancora insieme a Ottavio. Ciao Ottavio. Hello. 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 E insieme al grande Francesco. Hello. Hello. E che ormai si è adeguato. Sì, sì, ragazzi, cioè, sono, è la terza volta che ci vediamo. Che bello. Cioè, ormai siamo una famiglia. Sì, siamo una famiglia. Già non vi sopporto più io. Pensa un po', quindi, E ancora non ti abbiamo mandato l'IBAN, la fattura finale. E là poi. Lì scatta l'odio totale. Sì, sì, là sì, probabilmente sì. Per chi non lo sapesse, i prossimi diritti sui libri, il 50% è nostro, perché tanto ormai non sarà in grado di pagare, quindi... Comunque, va bene. Dove eravamo rimasti? Nelle puntate precedenti abbiamo trattato, dopo una piccola introduzione a quello che è, diciamo, questo nostro special insieme a Francesco, abbiamo trattato proprio la figura di Gesù. L'abbiamo vista in diverse sfaccettature, mettiamola così. E adesso, Giuseppe, io direi che possiamo riprendere da dove avevamo finito. Sì, ecco. Eravamo arrivati a più o meno spiegare che cos'è il licore, ma lo spiegheremo alla fine della puntata. Ecco qua, te pareva. No, dai, io direi effettivamente il nostro... Ripartiamo da dove eravamo rimasti. Il nostro caro Francesco può effettivamente partire. Quindi presta attenzione, Giuseppe. Se ricordi quello che hai detto settimana scorsa, magari poi... Allora... Dopo la stessa parola. Per chi il cuore. Allora, avevamo detto che sostanzialmente il... Se ricordo. Se ricordo sì. Bene, che cos'è licore? Okay. Licore è il sangue divino, quindi è quel liquido che scorre nelle vene delle divinità. Come viene definito licore dalle, per esempio, dai vari manuali, ecco, di mitologia, sì, greca e così via. Sì, avevi citato anche un passo dell'Iliade, se non sbaglio. Passo giusto? Dell'Iliade, sì, sì, ma non viene specificato com'è il licore. Si sa soltanto che il licore, se per esempio a contatto con gli esseri umani, può danneggiare la cute degli esseri umani, avvelenarli fino anche a farli morire. Questo non l'avevamo detto. Ecco, come il sangue di alien, che è acido. Citazione. Importantissima questa, tra l'altro. La maniaco di fantascienza, il minimo. Ma cosa ci viene detto anche del licore? Ci viene detto che è un liquido trasparente, evanescente, che può essere anche bianco, però si presenta molto trasparente. Questo è una cosa simile all'acqua, ho letto. Può essere anche simile all'acqua, sì. Quindi sì, in pratica però... il sangue delle semi divinità aveva queste... No, il sangue delle divinità aveva queste caratteristiche. Aveva queste caratteristiche, così viene detto nelle enciclopedie, viene detto in questo modo. Quindi se voi andate a cercare su internet, Google, icore, e trovate la Treccani, la De Agostini, insomma trovate queste varie descrizioni. Mi è sorto poi un dubbio, non filosofico, amletico, un dubbio amletico. Leggendo il Vangelo di Giovanni, cosa esce fuori? Chi non l'ha letto, insomma. Chi non l'ha letto? Ottavio, per esempio, l'avrà letto. Io l'ho letto, il problema è che non... Vabbè. Io ti stuzzico. Sì, ho capito. Leggendo il tuo bersaglio preferito. Leggendo il Vangelo di Giovanni, che succede? Che durante la crocifissione Gesù viene colpito da un colpo di lancia. Questo, diciamo, accade in tutti i Vangeli. Longino. Salutiamo anche Longino, perché ci sta seguendo. Ci sta seguendo anche lui. Con la lancia. Però soltanto il Vangelo di Giovanni ci viene detto che dal corpo di Gesù, al costato di Gesù, esce fuori sangue ed acqua. Ovviamente qua si sono sprecate tantissime tradizioni e spiegazioni teologiche sul perché uscisse fuori il sangue e l'acqua. Quando in realtà è uscito Gesù, è uscito. Adesso spiegano esattamente quello che è uscito. Però insomma sono sprecati fra l'altro, non so se lo sai, ma anche i nazisti alla ricerca della lancia di Longino, i nazisti erano alla ricerca di qualsiasi cosa, ritenevano avesse qualche potere tra virgolette magico. Magari c'è questa spiegazione. Potrebbe esserci questo, oppure ancora più materiale la questione.
Hai visto questo? Cavolo. Sì, sì, infatti non vi ho detto niente perché eravate abbastanza orribili così, insomma, quindi. Eravamo suadenti entrambi, no? Se volete vi lasciamo soli, no, io so che andiamo di là, tranquilli, okay. Voi. Cosa viene detto? Viene detto appunto che esce sangue d'acqua da Gesù. Io, come sempre, diciamo, sono curioso nelle mie cose, ho detto, ma vediamo un pochino acqua come viene tradotto dall'originale greco. Sono andato su un sito che ovviamente un sito anticomunista e bolscevico, che è laparola.net, quindi ecco, okay. Ancora una volta senza sospetti, diciamo. Quindi anche una volta senza sospetti, io come sempre voglio essere pulito, preciso, no, preciso, onesto intellettualmente per chi mi legge o per chi mi ascolta. Sono andato a vedere il corrispettivo greco, e la parola utilizzata è la parola udor, che è la parola greca che significa acqua. Però se uno va a vedere, quindi va a spulciare meglio il sito laparola.net, vede che ci sono diverse diversi vocabolari utilizzati dagli accademici utilizzati alla parola.net. Tra questi vi è per esempio il vocabolario di greco antico dell'Università di Chicago, che nelle prime definizioni parla sempre di acqua. Poi, guarda caso, al punto 5 dice che l'udor può anche essere un liquido generico, e poi, virgola, c'è scritto una specie di acqua. Una specie di acqua. Io ho fatto un pochino 2 più 2, ho fatto il ragionamento da cretino, no? Ma ti se viene bene, insomma. O da ignorante, come dice Mauro. Da mente catto. Esatto. Ma se... ovviamente ricollegandomi alla puntata precedente, se leggendo Celsa e leggendo Giustino Martire usciva fuori un'immagine di un Gesù semidivino, e se nel Vangelo di Giovanni, che guarda il caso è l'unico Vangelo in cui la divinità di Gesù viene esplicitata in maniera molto chiara, mentre gli altri Vangeli, il Vangelo di Marco no, gli altri Vangeli in qualche modo è velata, mentre il Vangelo di Giovanni è famoso per essere il Vangelo spirituale, vale, per eccellenza, diciamo, per eccellenza, sì, perché sì. Gesù è divino. Abbiamo appunto un... che è quello più vicino a noi, cronologicamente parlando. Sì, sì, il più... Diciamo, ecco. Diciamo il più, sì, il più giovane. Vale, sì, per modo di dire. No, cioè il più vecchio, per così dire, ecco, perché se l'ho scritto dopo. Sì, è... Ah, quindi il più giovane. Il più giovane, sì, quello più ragazzi, vicino a noi. Ragazzi, è l'orario che purtroppo mi sta... mi sto tenebrando la mente. Sì, ok. Insomma... E le libagioni, esatto. Che succede? Succede appunto che abbiamo questa cosa di sangue e acqua, ma se in realtà chi ha redatto il Vangelo di Giovanni, perché si dice che l'abbia redatto uno che ha visto effettivamente quella scena, tant'è che chi ha scritto il Vangelo di Giovanni scrive: noi abbiamo avuto queste testimonianze da chi effettivamente ha visto queste cose, sì, proprio lo specifica il Vangelo di Giovanni, e noi sappiamo che la sua testimonianza è fidata. Diciamo caso che, come ecco, dice Mauro, facciamo finta che il testo che dice il vero. E quindi dal costato di Gesù è uscito sangue e acqua, ma se in realtà ha visto non acqua, ma un liquido trasparente. Che era simile che all'acqua. Che appare alla vista simile all'acqua. E se consideriamo Gesù come mezzo sangue, quindi come semidivinità, come i primi cristiani d'altronde lo definivano, e facciamo 2 più 2? E quindi un mix? Se... dal costato di Gesù si è uscito sangue e i core, e quindi la concezione di mezzo sangue non sia soltanto, diciamo così, simbolica, cioè quindi unione tra un dio e tra un umano, ma sia davvero mezzo sangue, cioè nel senso che davvero nelle vene scorra metà sangue umano e metà sangue divino, come Gilgamesh, esatto, ed Ercole. Ercole, ma ce ne sono tanti, certo, ce ne sono tantissimi. Quindi qua la domanda nasce spontanea: chi era il padre? No, non lo so. Non l'abbiamo detto nella scuola precedente. Vedi? Ma sono quasi sicuro che lo diremo in questa, ecco. O nella prossima. O nella prossima. La fine, il padre è... Salve a tutti, salve, ci vediamo alla prossima. Sì, mi sembra anche giusto, insomma. Per quanto riguarda il padre, la scorsa puntata ho detto che vi sono degli scritti interessanti di un gesuita, sì, che è Jean Danielou. È un autore, è uno dei massimi teologi del secolo scorso, perché ormai è passata miglior vita. È stato uno dei maggiori teologi francesi, perché è stato uno dei fondatori della scuola teologica di Parigi. È stato un cardinale anche. Quindi uno così. Non è un cretino, diciamo, non siamo... L'ultimo arrivato. Non è un cretino con un microfono, no, e una cuffia, ecco, diciamo così. Caso. Ecco, non è un Francesco Esposito a casa.
Insomma, è bello aver seminato questa zizzania tra di voi, perché all'inizio lo prendevo in giro io, adesso vedo che invece tutti qua sto stando zitto, appunto. Vi lascio scannare. Sì, c'è i popcorn, guarda le la scena. Le creature crescono, vedi? Gianni Nelù, nel suo libro, edito da Edizione di Donne di Bologna, quindi EDB, che è la teologia del giudeo-cristianesimo, che non ho portato, stranamente, non so perché, dice questo, cioè che la figura dello Spirito Santo, secondo i giudeo-cristiani, quindi il libro è la teologia del giudeo-cristianesimo, quindi quello che credevano i giudeo-cristiani, quindi i giudei che facevano parte quasi sicuramente del cosiddetto movimento gesuano, affermavano che lo Spirito Santo poteva essere una trasposizione della figura di Gabriele, il Gabriele neotestamentario. Gabriele. Quindi, quando viene detto nel Vangelo di Luca che lo Spirito Santo copre Maria con la sua ombra e la mette incinta, magari qualcosa del genere, anche perché mi ha detto anche che l'ombra che la potenza dell'Altissimo la copre la sua ombra. Se noi diciamo, noi sappiamo che Gabriel vuol dire potenza di un El, o colui che esercita il potere per conto di un El, sì, perché esatto, appunto è un nome funzionale, conoscendo tutto quello nome, che dice esatto, Mauro, ecco, è un nome funzionale. Noi sappiamo che l'Altissimo, secondo la traduzione dall'ebraico, è Elion è un El. Certo. Quando noi diciamo potenza dell'Altissimo, potremmo anche dire potere di un El, quindi Gever di un El. E se in quel caso, quando dice la potenza dell'Altissimo, dice che un Gabriele la copierà con la sua ombra, quindi che se stesso, cioè quindi Gabriele la copierà con la sua ombra mettendola incinta. E se ci uniamo a quello che diceva il proto Vangelo di Giacomo, secondo cui un angelo ha potuto ingravidare Maria. Vedi come tornano le cose? E se i famosi angeli, messaggeri, sono appunto quelle divinità scese sulla terra dal cielo. Non diciamo da dove. Perché i testi non ce lo dicono nemmeno. Rimaniamo sul presumibilmente dal cielo. Presumibilmente dal cielo. Ma noi, ecco, devo commentare, no. Facciamo una precisazione doverosa. Tutto quello che stiamo dicendo ora è uscito tutto dai testi che abbiamo letto. Non abbiamo inventato nulla. Quindi non abbiamo detto nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Sono tanti pezzi di un puzzle che uno mette insieme. Esattamente. Quindi, se la concezione che avevano i primi cristiani di un Gesù che era semidivino si è nata proprio da questo, magari? E quindi anche, per esempio, ragione. Lo era davvero divino. Poteva essere veramente divino, oppure, come per esempio ho detto a Mauro, possiamo anche porre anche un'altra ipotesi, che è parallela ovviamente a questa. Mm-hmm. Se per la crocifissione, che ovviamente è stato un evento scandaloso per l'epoca, sia per i giudei che per il popolo pagano, per il popolo gentile, era una pratica molto diffusa. Diffusa. Ma a livello però di dignità personale del condannato, era una pratica orrenda. Assolutamente, ecco. Una forma di morte molto cruenta. Molto cruenta. Quindi, ovviamente, per i discepoli, questo poteva essere un motivo non di vanto, ma appunto un motivo di sconforto. E se la reinterpretazione della crocifissione ha portato questo, cioè nel senso coprire quel fatto scandaloso e dire invece in realtà il nostro maestro doveva soffrire per determinati aspetti, hanno capovolto hanno fatto la stessa cosa anche per la nascita, la valenza, esatto. Cioè nel senso Gesù in realtà era un figlio illegittimo, per coprire questa natura scandalosa di Gesù hanno inventato la storia del Gabriele. Potrebbe essere. Cioè, interpretando sì, sì, in un altro modo. Può anche essere, oppure può anche essere che Maria ha avuto un rapporto con un Gabriele, quindi illegittimamente vuole il matrimonio, ha avuto per esempio... Cioè, quindi o è una cronaca reale di quello che è accaduto, oppure una reinterpretazione per cercare di abilitare il tutto. Cioè, in tutto questo, di sicuro, la tradizione ufficiale non esce integra. Questo certo. È sicuro. Come la giri giri. Visto con questo, come la giri giri. Come la giri giri. Cioè, devo dire, veramente, guarda, mi fai paura quando vai. Cioè, non ce lo voglio più in radio. Già quei due mentecati con Mind Corner mi fanno paura. Vabbè, quello è anche peggio, però. Sì. Allora, guarda, a questo punto, facendo un attimo di cronistoria di ciò che abbiamo detto, abbiamo iniziato dicendo che i primi cristiani ritenevano che c'era questo Dio, ma c'erano altri, dovevano soltanto seguire lui. Mm-hmm.
abbiamo detto che c'è stato questo Gesù, che quindi magari potrebbe essere un mezzo sangue, quindi abbiamo spiegato che cos'è questo mezzo sangue. A questo punto, quando l'hai detto, ho visto gli occhi, si illuminavano gli occhi. A questo punto diciamo un'altra cosa. Che schifo, tra l'altro. Per avvalorare la teoria secondo la quale potrebbe essere per metà divino, parliamo di questi famosi miracoli che ha fatto questo Yeshua. Allora, come abbiamo visto prima nella puntata precedente, Giustino cosa diceva? Giustino diceva che tutti i miracoli che faceva Gesù non erano diversi da quelli che compivano appunto i famosi figli di Zeus, cioè semidivinità. Quindi le varie resurrezioni che compiva, guarire gli stopi, disegnare gli stopi, far vedere insomma i ciechi e così l'ascensione via. L'ascensione in cielo. L'ascensione in cielo è un'altra cosa, è una cosa interessante. Sì, è Ci arriveremo più avanti? Ci arriveremo tra poco. Ok, vai. Perché sul fatto della resurrezione c'è una cosa interessante, perché il termine che viene utilizzato nella resurrezione di Gesù è un termine che il greco è egerte, che significa svegliarsi. Non risorgere, esatto. Cioè aprire gli occhi. Quindi è interessante. Inoltre, nella resurrezione di Lazzaro, non l'episodio di Lazzaro, nell'episodio della figlia di Gairo, della resurrezione della figlia di Gairo, che è nei sinottici. Questo l'ho persa. Sì, è un'altra resurrezione. Esattamente. Gesù arriva con i suoi più fedeli, quindi Giacomo, Giovanni e Pietro. Quando ancora Aldo non c'era, insomma. Tra uomini è un battutona miracolo. Battutona di Francesco. Ragazzi. È entrato subito nella parte. Ci vorrebbe una sigla. Vi ho rovinato praticamente. Ormai. Alfonso è senza parole. Sì, sì, veramente. Mi stanno lasciando sconvolto, ti giuro, veramente. Che succede? Che arriva appunto nella stanza in cui vi è questa bambina e tutti dicono, ma cosa l'hai chiamata a fare questo rabbi, questo guaritore, perché tua figlia è morta? Gesù arriva e dice, no, veramente non è morta, ma sta dormendo. Dormendo, sì. Ed è interessante questa, tutti ridono. Anche nello sceneggiato di Zeffirelli, dice così, no, non sta dormendo. Sta dormendo. E dice appunto, bimba, svegliati, insomma, apri gli occhi. E se ogni volta questa morte veniva vista invece come, in realtà era una morte apparente, quella che invece veniva vista come morte, quindi Gesù in realtà non sia effettivamente, tra virgolette, morto, ma sia morto in maniera apparente. Anche perché il fatto che non gli abbiano... Sono delle tecniche tibetane anche queste, che si usano... Non lo so, ecco, sì, mi fido di te, ecco, mi fido di te su questo. Sì, su questo è una forma di catalessi che... anche iniziatica che veniva usata, di sicuro, che viene usata. Una cosa interessante è questa, il fatto pratiche che estremo orientali, che non gli abbiano spezzato le gambe durante la crocifissione, perché spezzargli le gambe vuol dire ucciderlo quasi istantaneamente, perché dopo 2 minuti praticamente si moriva dall'asfissia. Sì. Il fatto invece di aver colpito il costato e quindi di aver gli avevi permesso di respirare ancora. Ora. Una forma di sopravvivenza, cioè per continuare a farlo vivere. Per continuare a farlo vivere, e magari facendogli, questa ovviamente è una cosa che dice Mauro, non, diciamo, io posso avallarla nel senso che può essere possibile. Potrebbe essere così. E il fatto di fargli bere l'aceto, che poi non si sa esattamente se era aceto, ma poteva essere anche altro, e poteva fargli aver fatto, diciamo, assumere una sorta di forma di morte apparente. Quindi farlo tirare, cioè tirarlo giù dalla croce, è quasi come se fosse morto. E poi invece, poi successivamente farlo uscire dalla tomba. Anche perché nel Vangelo di Pietro, che è un Vangelo del secondo secolo, cosa succede? E il Vangelo di Pietro è un Vangelo molto importante per la comunità, per le prime comunità cristiane, tant'è che era considerato un Vangelo importante, cioè nel senso valido nella prima comunità cristiana. Nel Vangelo di Pietro che succede? Succede che i soldati che stanno davanti alla tomba, a un certo punto, sentono un forte rumore provenire dal cielo, una luce che illumina il sepolcro, i soldati spaventati si allontanano, scendono 2 uomini dal cielo, spostano la pietra, ricordiamoci Celso quello che diceva che sì, appunto... Perché non ce la faceva lui, e entrano nel sepolcro. Quando escono nel sepolcro c'è un'immagine bellissima, quando... Alessi, la prima volta l'immagine della... Poi ti dico una cosa sulla resurrezione. Ah, ok, l'Evangelo di Pietro l'ho letto la prima volta, sono rimasto così perché proprio
la materialità del gesto, si vedono questi due, diciamo che siamo io e te, questi due che portano in spalla quello che stanno tirando fuori. Cioè quasi come se fosse stanco, come se fosse sfinito, ce lo portano fuori. E poi il testo dice che le loro fronti divennero alte, che arrivarono fino al cielo. E il professor Moraldi, che commenta appunto questi passi, quindi parla di una sorta di ascensione. Cioè nel senso appunto vede queste fronti alte, quindi che arrivano fino al cielo, quasi come se venissero risucchiate. Cioè il professor Moraldi dice c'è proprio una sorta di tirato su, nel senso vengono tirati su proprio fino al cielo. Su quello stile là. E per quanto riguarda invece i canonici, nei canonici si parla pure dell'ascensione. Ovviamente nei canonici Matteo e Luca, soprattutto, perché Marco, se noi pensiamo al Vangelo di Marco come era stato redatto in origine, il Vangelo di Marco finisce così. Cioè nel senso, le donne ricevono il messaggio della resurrezione da parte di giovani, non vengono definiti angeli, non c'è nessuna specifica su sta cosa, ecco, e spaventate fuggono via. Così finisce il Vangelo di Marco in origine. Quindi tu immagina il primo Vangelo, che è quello più della antico, storia, è il più antico, è la storia che dice le donne sapevano tutto però spaventate fuggono via. Perché? Cioè non ha senso, tant'è che l'epilogo di Marco scritto molti anni dopo, e la Chiesa ovviamente non può nasconderlo, e lo scrive che è un appendice all'originale di Marco, vi è poi insomma la visione dei discepoli di Emmaus e così via, insomma. Vabbè. Però ecco, in Matteo, soprattutto in Luca e negli Atti, quando appunto viene descritta la cosiddetta ascensione, non si parla di ascensione, ma il termine utilizzato è un altro. Se voi andate sempre nel sito bolscevico anticattolico, che è la parola.net, vedete che il termine inglese è take up, cioè nel senso essere preso su. È utilizzato proprio questo in inglese, è su nel cielo, tant'è che appunto non si può parlare nemmeno di ascensione, perché il termine è al passivo, cioè quindi Gesù è passivo, è in quel momento, cioè non partecipa all'ascensione, non partecipa attivamente a quella risalita, quindi appunto è più un'assunzione che un'ascensione. È quel take up utilizzato dalla c'è un termine dialettale nostro, la parola.net, voglio sottolineare, che Giuseppe mi guarda e ha capito essere, è proprio essere preso su. Quasi un rapimento. No, non lo so se è il rapimento o meno, anche perché, come nel caso di Elia, sapeva dove doveva andare. Doveva andare ed è stato prelevato. E poi è stato prelevato. Ecco, poi uno dice: sì, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi spacciarci queste cose in chiave ufologiche? No. Però se i testi dicono questo, e io sto citando non solo testi antichi, ma cito anche siti o accademici, diciamo, di non dubbia fama, ma anzi. Di parte, diciamo, anche, se vogliamo, il Vangelo, anche molto di parte. Il Vangelo di Pietro in pratica è il Vangelo di Pietro, come appunto abbiamo detto prima, sì, è molto, cioè, cosa, molto. Gli altri invece che termine usano? Vabbè, a parte quello di Luca, che no allora gli Atti utilizzano proprio questo take up, questa cosa, questo prendere su, e gli Atti sostanzialmente su questo, cioè nel senso il termine ascensione è sempre dal passivo. Quindi appunto Gesù non è attivo in quel momento, è passivo. Sì, quindi appunto. Però più, diciamo più che l'azione parte da prima, cioè come hai detto, c'erano i centurioni davanti al sepolcro. Questo è il Vangelo di Pietro. Ok. Hanno visto questa luce, questo tuono. C'è un rumore molto forte. Poi una luce che illumina il sepolcro. Due uomini che scendono, quindi fanno rotolare la pietra. Quindi la spostano e prelevano in spalla la persona che stanno tirando fuori. Vabbè, per portarla fuori e poi fare questo è un qualche cosa che verrà usata in un futuro non tanto lontano per dare a Gesù un aspetto, una cristologia cosmica, per rinnovarsi, perché punto, la Chiesa saprà cogliere al balzo questa occasione. Bisogna vedere se in tutto questo
coincide poi col discorso poi della, dei teoi, okay, del mezzosangue e così via, oppure se sia un'invenzione. Beh, possono essere tanti pezzettini di un puzzle che poi che ci fanno capire può montarli cose. Come le vuole. Cose sono due: se è un'invenzione, allora dobbiamo dire che è tutta un'invenzione. Esattamente. Ma se non è un'invenzione, dobbiamo fare i conti appunto con queste, con queste cose. E in entrambi i casi siamo rovinati. Cioè, la verità. No, sono rovinati. Sono rovinati. Allora, due cose che mi. Cioè, anzi, una cosa che mi viene in mente. Allora, nei Vangeli, per quanto riguarda, ovviamente i sinottici, per quanto riguarda la resurrezione, ognuno dice cose diverse. Ti cito, perché poi alla fine, essendo un secchione, vado a studiare. Allora, per quanto riguarda le ore del mattino in cui le donne andarono a visitare il sepolcro, secondo Marco all'alba, secondo il Vangelo di Giovanni quando era ancora buio. Chi c'era? Secondo Giovanni, Maria di Magdala da sola, Matteo, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomè, non so chi fosse. Ma non era quella, ma non era sicuramente la Salome precedente, ovviamente. Secondo quello di Luca, Maria di Magdala, Giovanna, Maria di Giacomo e altre donne. Poi torneremo sul fatto di Maria di Magdala. Quello è il fatto che ci dicevi prima. Poi il sepolcro per Luca era aperto, per Matteo chiuso. Chi c'era al sepolcro? Un angelo per Matteo, un giovane per Marco, due uomini per Luca e due angeli per Giovanni. Quante persone o angeli si trovavano all'interno o all'esterno del sepolcro? All'esterno per Matteo, all'interno per Marco, Luca e Giovanni. Erano in piedi o seduti, in piedi per Luca e per gli altri erano seduti. Se Maria di Magdala riconobbe Gesù, per Matteo sì e per Giovanni no. Anche sul riconoscimento poi Allora, ovviamente esce fuori che ognuno dice una cosa diversa, ci sono molte contraddizioni. Però, e in più l'unica cosa vera è che è sempre presente Maria di Magdala. Esatto, è l'unica cosa che coincide con perché era tutti, la moglie con tutti i Vangeli. Quindi? Perché quasi sicuramente poteva essere la moglie di Gesù. Se consideriamo che Maria di Giacomo poteva essere per esempio la madre di Gesù, cioè la Maria madre di Giacomo il giusto. Sì. Poi parleremo della Madonna, giusto per parentesi ti faccio una domanda, tanto un po' di tempo l'abbiamo ancora. E se consideriamo per esempio molti testi gnostici che identificano appunto Maria Maddalena come la moglie di Gesù, se pensiamo che Magdala, quindi Maria di Magdala, non è un paese Magdala, ma viene dal Migdal, cioè nel senso la torre, appunto può essere anche come capo. Come potenza. Possibile. In alcuni casi ho letto anche che potrebbe essere colei che ha iniziato questa fede. Allora, c'è una cosa interessante nelle lettere. A mo' di capostipite. Sì. Nelle lettere di Paolo c'è una cosa interessante nelle lettere Corinzi, e lo sottolineo nel mio libro, infatti. Quando Paolo, prima di parlare della resurrezione, Paolo se la prende molto con le donne. Quindi fa le norme sul velo, dice: donne, voi dovete stare zitte durante l'assemblea, se avete qualcosa da chiedere chiedete alle vostre mogli a casa, nell'assemblea non dovete parlare, non avete diritto di parola, non avete proprio diritto di parola, portate appunto un velo al motivo degli angeli, e l'abbiamo detto prima, per quindi per se per non quale c'erano motivo, perché portare questo velo, ecco. Vabbè, ma diciamo è quello che scrive. E poi a un certo punto dice una cosa interessante, dice: perché pensate che la parola di Dio sia partita da voi, cioè da voi donne? E subito dopo parla della resurrezione, Paolo. Se il primo testimone della resurrezione è, secondo i Vangeli, è Maria Maddalena, quindi una donna, oppure una serie di donne, magari forse la prima testimonianza o la prima professione di una possibile resurrezione è avvenuta da donne che hanno poi creato una sorta di comunità. Quindi che facevano comunità fra di loro e Paolo si scagliava contro di loro. E in mente un'altra domanda poi. Magari anche questo, perché la coincidenza è veramente forte. Cioè, scagliarsi contro le donne col fatto che non potevano parlare, del fatto che appunto c'era questa polemica che voi pensate di avere voi la parola di Dio, che voi potete parlare, e poi parla della resurrezione. Dicendo
che appunto era comparsa a Pietro, poi a Giacomo, cioè in questo caso contraddice anche poi quello che è il dato evangelico. E qui poi ci ritorniamo a quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, secondo cui appunto i Vangeli sì, hanno strati paolini, ma come vediamo anche in questo caso, sì, hanno strati che si discordano per esempio dal da Paolo. Dicevi prima il fatto del riconoscimento, io ero curioso di sapere. Posso cogliere la palla, c'era una cosa curiosa sul, ah sì, sì sì sì, sul riconoscimento, una cosa parlavi che del fatto che c'è questa ipotesi che Maria di Magdala abbia poi creato una comunità. Mm-hmm. E non so se hai mai visto un film degli anni '80, si chiama L'Inchiesta. Se non l'hai mai visto, ti invito a vederlo, perché alla fine si arriva a questa conclusione. Poi magari ne parliamo in privato. Insomma. Sì, sì. Invito anche gli ascoltatori, se non l'hanno mai visto, di vedere questo film. No, del riconoscimento stiamo parlando. Ero curioso di sapere questa cosa. Perché allora, nel Vangelo di Matteo c'è la parte in cui appunto Gesù risorge, gli apostoli vanno, lo raggiungono in Galilea e il Vangelo di Matteo dice questo: videro Gesù, ma vedendolo dubitarono. Voi immaginate, no? Di passare da 1 a 3 anni, perché poi i Vangeli si discordano su, sì, questo, la vita pubblica di Gesù, da 1 a 3 anni costantemente con una persona, quella persona muore, la rivedete poi dopo la morte, però appena vedete dubitate, cioè dubitate della sua identità. O dubitavano, no? Del fatto che potesse essere ritorto. Però dubitava, ha scritto che dubitavano vedendolo. Secondo me aveva cambiato i connotati. Non lo so, vedendo dubitavano. Nel Vangelo di Giovanni, la Maddalena, che doveva essere, potrebbe essere stata la moglie di Gesù, non lo riconosce e dice il Vangelo di Giovanni: vide il Signore e lo scambiò per il giardiniere. Cioè tanto, tanto poteva non essere riconoscibile alla moglie. Però questo sempre dopo la resurrezione. Quindi che cos'è accaduto dopo la resurrezione? Era talmente irriconoscibile Gesù da non poter essere riconosciuto neanche dalla sua presunta moglie o anche dai suoi seguaci. O comunque dai suoi seguaci, tanto da dubitare di fronte alla sua figura. Questo è una cosa interessante, sì, il fatto che due Vangeli completamente discordanti su molte cose, come quello si di Matteo e quello di questo. Giovanni, per esempio, si trovano su una cosa del genere. E poi dicevi, quando abbiamo parlato del famoso passaggio della lavanda dei piedi, sì, potrebbe dare una possibile lettura ulteriore. Prima abbiamo detto che i capelli lunghi eccitavano, okay, sessualmente gli angeli, esatto, secondo gli studi che abbiamo detto prima, di Don Pierangelo Gramaglia, e sì, eccetera eccetera eccetera. Viene detto che secondo la tradizione ebraica i capelli sono la nudità della donna e che potevano essere scoperti soltanto in presenza del marito. Se Maria di Magdala o ancora Maria Maddalena scopre i capelli di fronte a Gesù, tanto da lavargli i piedi e asciugargli, cioè tanto da lavargli i piedi e poi asciugarli con i suoi capelli, può essere anche questo un riferimento. Se tanto mi dà tanto potrebbe anche essere questo un riferimento alla, ulteriore al fatto ulteriore, che un'identificazione ulteriore su Maria Maddalena. Lo studente ha altra domanda. Allora, il ruolo della Madonna, sì, che è praticamente un ruolo abbastanza inventato, possiamo dire che come valenza, mm-hmm, è una costruzione teologica successiva, sì, molto probabilmente successiva, preso per sostituire il ruolo della Grande Madre, che era un culto molto diffuso in tutto il Mediterraneo. E cosa hai da dirci? Anche se... Allora, nei Vangeli, nel Vangelo di Marco, la Madonna viene proprio trattata, come diremmo noi qua in Calabria, come una pezza da piedi, ecco, diciamo così. è una cosa dura da dire, ma è vero. Perché è così, che succede? Nel momento in cui Gesù raggiunge la sua città natale, gli dicono: guarda, c'è tua madre, tuoi fratelli e tue sorelle che ti stanno cercando. E lui fa: ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Ricorda Jim Morrison. Siete voi che siete mia madre e miei fratelli, cioè voi siete la mia famiglia, voi che mi ascoltate. E questo viene ripetuto anche in parte nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Giovanni la cosa è ancora più interessante, perché nelle famose nozze di Cana,
la Madonna si presenta, cioè Maria si presenta a Gesù chiedendogli un segno, un miracolo. Lui chiama segni Giovanni, i miracoli, e Gesù dice: che vuoi da me, tu donna? Cioè la tratta proprio in questo modo. Ti permetti di dire una cosa del genere? Cioè, che vuoi da me, tu donna? Cosa pretendi da me? E sempre nel Vangelo di Giovanni, i parenti lo considerano Gesù un pazzo. Cioè lo considerano un fuori di testa. Tant'è che gli stessi fratelli, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, non gli credevano. È molto interessante questa cosa. Quindi Maria, che è vista come una persona completamente distaccata da Gesù all'inizio della sua predicazione, quasi un essere che è una culla, diciamo, che è servita solo a uno scopo. Più che una culla, direi un'incubatrice. Allora, se noi ci atteniamo a quello che abbiamo detto prima, un utero in affitto ai tempi nostri sarebbe, che sia stato un utero in affitto, penso che sia abbastanza riconosciuto, sia se sposiamo la tesi teologica che non sia sposiamo quella teologica, sì. Quindi che sia stato il primo utero in affitto forse nella storia conosciuta, penso sia, eravamo avanti, insomma, penso sia in dubbio, penso sia in dubbio. Che fosse una figura poco importante durante la storia dei Vangeli è sicuro, almeno secondo il Vangelo di Marco. Lo stesso Paolo dice che è nato da donna, certo, secondo legge, cioè proprio neanche la considerava. E quindi se ci teniamo a Paolo come i primi documenti cristiani, è interessante vedere, quindi, che i primi documenti cristiani non consideravano affatto. Quindi scusami, Maria, come mai poi all'improvviso diventa una figura centrale? Posso rispondere? Abbiamo... Prego. No, perché poi alla fine, per fare breccia, il cristianesimo, correggimi se sbaglio, doveva fare i conti con le resistenze dei popoli pagani del Mediterraneo, e quindi che, in cui era molto forte il culto della Dea Madre. Oh, sì. E quindi, sì, esatto. Quindi per sopperire hanno sostituito... La Teotokos, cioè la madre, esatto, di Dio, è nata... Hanno sostituito Iside, secolo, correggimi, sì, se sbaglio, con la Madonna. Tant'è che... Ci sono le raffigurazioni sono della madre di Iside. Ma le prime chiese, esattamente, i primi culti della Madonna sorgono non su... erano della Madonna, sì, come persona, non, sì, come dei erano, della Madonna. Sì, esatto. Sorsero su in luoghi dove esistevano templi pagani dedicati al culto della Dea Madre. Quindi per ingraziarsi anche quest'altra fetta hanno... Sì, si sono impossessati fondamentalmente di culti precedenti e li hanno sovrapposto il loro a culti precedenti. E tutto sommato non era la prima volta nella storia che succedeva una cosa del genere. Nel Medioevo poi, dato che molti si rifacevano soltanto a Gesù e la dottrina era molto pesante, molto... Sì. Molto caricata da questa, diciamo, questa esasperazione della salvezza, poi c'erano le pratiche con il cilicio, tutte queste cose qua, sì, insomma, quindi quasi una mortificazione stessa della carne. L'introduzione della Vergine Maria all'interno poi del culto è stata a mitigare forse un po', serviva appunto a dare conforto di fronte a una chiesa molto più austera, aspra, e quindi aspra, quindi è servito anche a questo, sì. E si è pensato che è servito anche per... Perché non è un caso che è stata inserita dopo anche l'uccisione della distruzione dei catari, anche per dimenticare invece quell'accoppiamento fra Gesù e invece un qualcuno che nell'identificazione dell'iconografia era molto simile invece alla Madonna, che era appunto la Maddalena. Maddalena, sì. Anche nei vestiti, che ha letto per esempio Dan Brown, ecco, non ha inventato nulla, ha preso molte cose diciamo, sì, dalle varie aspetti, ci ha costruito un thriller, sì, un romanzo. Ma il fatto che Gesù nella raffigurazione è vestito appunto con rosso e blu e invece la Madonna anche con rosso e blu, quindi questa contrapposizione di colori era presente nell'iconografia, per esempio, della Maddalena, e sostituita poi invece con la Madonna, tanto per sostituire, sì, questa cosa. In fondo, io avrei una domanda un attimino, prego, perché visto, prego, che ci siamo andati vicini, quindi la farei. No, abbiamo parlato nelle puntate precedenti del fatto che comunque Gesù, diciamo, l'immagine che abbiamo noi di Gesù, biondo, occhi azzurri, sì, carnagione chiara. Mm. C'era da dire qualcosa intorno a questo, avevi detto? Sì, no, ho spiegato poi con la veniva da Oslo. La questione del... Veniva da Oslo, no? Veniva da Oslo. Con la questione del licore, nel senso che l'Iliade nel quinto canto dice che erano esangui, quindi molto pallida, la carnagione molto chiara, e quindi se Gesù era un mezzo sangue come loro, e quindi ne uscivano tutti mezzo sangue in questo modo, quindi con lo stampino quasi,
quindi con capelli molto lunghi, molto chiari, con carnagione molto chiara, quindi riuscivano a distinguersi molto dai, diciamo, dai palestinesi, diciamo, in sì. quell'epoca dei palestinesi, quindi con la carnagione molto scura, e allora poteva essere un motivo, per esempio, di riconoscimento, anche un modo di vederli in maniera anche diversa, quindi una sorta di diversità anche questo. Sì, dovevano far notare che erano altro. Sì, 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 poteva anche essere, poteva anche essere questo. Oppure la raffigurazione, in quel caso, appunto, Gesù con i capelli lunghi, che diciamo che la prima raffigurazione ufficiale che abbiamo di Gesù è attorno al III secolo, presente nelle catacombe. È un uomo con la barba e un pochino con i capelli lunghi, però è molto incerta, è molto incerta. Ed è la prima raffigurazione che si ha di Gesù. Prima non se ne hanno. Si coglie lì l'aspetto della carnagione? No. Si avvicina un pochino all'idea che abbiamo noi, una persona molto barbuta, mm-hmm. Con sembra avere i capelli lunghi, quindi i capelli lunghi per esempio può avvicinarsi al fatto del nazireato, perché chi faceva per esempio voto di nazireato si faceva crescere i capelli. Quindi il fatto che Gesù avesse i capelli lunghi non poteva, già può essere che era anche volontà. un tratto distintivo, un distintivo di un'appartenenza, sì, sì. di un'appartenenza a una certa, diciamo, a una certa setta o un certo, diciamo, un certo voto, una corrente di pensiero sì. Ecco, però poi nelle successive, qua mi sto accaparrando un'altra punta. È la terza. Sì, sì, terza. È qua. La quarta, Libanzale, qua. La voglia. Stiamo comprando l'edificio accanto. Sono già in trattativa. C'è l'accostamento poi di Gesù con un movimento possibile. Di Gesù, comunque, del movimento gesuano, come un movimento importante che è quello del seno. Che è molto molto probabile che ci sia stato un forte avvicinamento. La tragedia di Masada o di Masada, no, di Masada, Masada di Masada, esatto, del 72-73, sì, è collegabile pure con la fine delle guerre giudaiche, perché lì c'era, sì, un avamposto zelota, là sbaglio. C'era l'ultimo avamposto zelota, si trovava anche uno dei discendenti di Giù del Galileo, all'interno, sì, sì. E poi hanno compiuto un suicidio di massa per non farsi diciamo, prendere vivi dai romani, sì. E quindi, diciamo, è finita così, diciamo, l'epopea della guerra giudaica, esplosa poi successivamente attorno al 135, se non ricordo male. Domanda con Simone figlio della ma stella. In tutto ciò Yahweh dov'era? Yahweh se n'era andato, cioè, per 33 anni si è fatti i cazzi suoi. No, Yahweh non esiste, cioè, scusami, perdonami, Yahweh, qui intanto volano segni orribili, io ve lo dico, no, lo segnalo, Cioè Yahweh fondamentalmente sparisce dalla storia molto prima che nasca Gesù Cristo, con l'esilio babilonese, quindi parliamo di forse 200 anni avanti Cristo. Il professor Maximiano García Cordero dell'Università Pontificia di Valencia. Non so se è di Valencia, non mi ricordo. No, è spagnolo, comunque è spagnolo. Sì, sì. Ci stava anche un Iasevedo, anche dire. Una riba andale andale, quasi. Sì, così. Anche, vabbè. Se la vogliamo buttare così. Via, sì. Scrive comunque nelle enciclopedie cattoliche, quindi studia per l'Università Vaticana. Scrive appunto che con la distruzione di Gerusalemme, quindi con la. L'esilio babilonese, si è cominciata la spiritualizzazione, sì, delle perché promesse. Lui è sparito, perché lui fondamentalmente è sparito, non si è più saputo nulla. Cioè, è stata la sconfitta totale di Yahweh, la conquista babilonese nei confronti e degli durante la cattività babilonese loro presero le traduzioni antiche di Babilonia, sì, quindi Sumere, Marduk, esatto, via, e quindi la Genesi probabilmente nasce copiando lì. I vecchi, sì, testi sumeri. Facendo un riassunto, eccetera. Quindi, Antonio, non sappiamo chi era la mamma, non sappiamo chi era la mamma, il padre, insomma. Yahweh, allora, di sicuro non sappiamo chi era Angelo. Allora, no, ma infatti l'accostamento, correggimi sempre se sbaglio, tra l'Antico Testamento e quindi i Vangeli, il Nuovo Testamento è una forzatura, che non sta né in cielo né in terra. Allora, due cose. La prima, di sicuro Yahweh non era il padre di Gesù. Ah, certo. Basta leggere l'Antico Testamento e leggere il Nuovo, e nonostante possano essere state le costruzioni, tutto quello che volete, ma il padre che professava Gesù non poteva essere, certo, anche perché dice che nessuno l'aveva mai visto. Oltre a questo, Yahweh l'hanno visto mezzo anche mondo. L'immagine che dà del padre, un padre comunque che è buono, caritatevole, ecco,
non si affaccia assolutamente con il guerrafondaio Yahweh. Cioè, nel senso, dire guerrafondaio non faccio bestemmia. No, no, era... perché comunque era veramente un guerrafondaio. Nel senso, anche i primi cristiani, come per esempio i marcioniti, lo dicevano, che Yahweh era il dio ebreo malvagio. Magari fosse solo guerrafondaio, faceva anche altro. Faceva molto altro. Sì. La seconda cosa è il fatto che non si sposano tra di loro Antico e Nuovo Testamento. E qua torniamo appunto alla questione che i cristiani sono appropriati... diciamo così, il cristianesimo, essendo stata una religione molto giovane, una neonata, diciamo così, si ritrovava a dover fronteggiare contraddizioni molto più antiche. Quindi doveva avere una base di fondamento. Una base di fondamento, perché nell'antichità una tradizione era valida, o comunque poteva avere pretesa di validità, se era antica, se aveva una base antica. I greci avevano i filosofi, i latini avevano Romolo e Remo, insomma, avevano la fondazione di Roma, e gli ebrei avevano l'Antico Testamento, quindi Mosè e tutto il resto. I cristiani non avevano nulla. I cristiani avevano un morto in croce ucciso per sedizione. Quindi, diciamo, non era un ottimo biglietto da visita. Era una setta. Non era un buon punto di partenza. Diciamo, era una setta ebraica. Era una setta ebraica all'inizio. Infatti, il movimento gesuano distaccato dal paulinismo, che è tutta un'altra cosa. Infatti, i paulinisti, tra cui per esempio Giustino, che era uno dei paulinisti, si sono appropriati della tradizione, come ho detto prima, ellenistica, e della tradizione ebraica, dicendo, cioè voi immaginate che io arrivo, bello tranquillo, tu sei un ellenista, tu sei un latino e tu sei un ebreo, e arrivo io, vi prendo le tradizioni e vi dico... Ovviamente l'ebreo è toccato a me, cioè, non lo vorrei dire, vabbè, il latino a me. Quello circonciso devo essere io, va bene, ok, no, cioè... E vi dico, prendi i vostri testi e vi dico, vedete che tutti i vostri autori... Hanno detto cazzate. No. Tutti i vostri autori, voi non li avete capiti, mentre noi li abbiamo letti, li abbiamo capiti, siamo entrati nel significato recondito dei loro testi, e quello che dicevano era rivolto a noi, non a voi. Quindi, cioè, immaginate una cosa del genere in quel panorama. Ecco perché i cristiani erano anche mal visti. Perché l'arroganza di Paolo ha fatto scuola poi nei secoli. E ancora oggi, insomma. E ancora oggi, d'altronde. E infatti oggi L'hanno spuntata loro. Cioè, direi. E infatti poi l'hanno. Oddio, spuntata. Diciamo che comunque. Il tempo è galantuomo. Gli ebrei sanno il fatto loro, insomma. Sì, anche gli ebrei sanno il fatto. Diciamo che gli ebrei hanno dovuto poi, diciamo, attorno al VI-VII secolo, quando c'era anche l'Islam, a fare guerra con il cristianesimo, gli ebrei si è trovato di fronte in mezzo a due fuochi. Quindi si è dovuto anche adattare in qualche modo a quello che veniva professato dalle due diciamo, dai due schieramenti. E qui sarebbe bello parallelismi. E sull'Islam anche se magari per quanto riguarda la creazione ci sono particolari molto interessanti. Viene creato l'uomo, si parla proprio di sperma. Sì. Sangue sperma, l'uomo sangue sperma. Sì, cioè. Assolutamente. Molto... Però ecco, quello poi è un altro. Sì, vabbè, qui andiamo a finire. Magari qua facciamo la quinta puntata. Liban sale. Vai. Io inizierei a prendere accordi anche con l'altro palazzo. Così ci ingrandiamo ancora di più. Facciamo una cittadella. Quindi. Sì, la cittadella del Mystery Hunters. Io cittadella del trono di spada, non è tanto caro. È vero. Facciamo bene. Un approdo del re. Un approdo del re, bellissimo. Va bene, io direi che questa puntata la possiamo chiudere qui. Abbiamo messo tanta carne sul fuoco. Come piaceva gli Avenzo. Come piaceva gli Avenzo. Sì. E a tutti gli eroi. E qui ci culminano prima o poi, ragazzi. Vogliamo dire che è saltato il computer a un certo punto. Ma io non lo volevo dire alla gente. È un segno del destino. Bene, sì, ragazzi, vi confessiamo. E io devo tornare anche alla mezza con la macchina, quindi. Attenzione. Tu sei più a rischio di tutti. Ma tanto io vado con molta. Vabbè, lui arriverà penso per Pasqua, quindi tra qualche giorno un tempo per Pasqua. Sì, comunque io vi racconto questo piccolo aneddoto. Effettivamente, mentre stavamo facendo la trasmissione, più o meno a metà è saltato il computer misteriosamente. Non era mai successo fino a mo, e qui ci siamo dati all'isterismo di massa, quindi ovviamente siamo frustati col cilicio. Ottavio, tu eri quello nudo che gridava, quindi con la clava in mano, con la clava sacrificando una capra nel frattempo. No, fra l'altro tutti che pregavano all'improvviso
all'improvviso. Perché sì, abbiamo dato anche alla fuoco al libro di Francesco, al libro mio, che ricordo è Il cristianesimo, un'invenzione di San Paolo, edito uno editori. Sceglie sempre i momenti prefazione sbagliati. Prefazione di Mauro Biglino. Prefazione di Mauro Biglino. Tra l'altro, ragazzi, è doveroso a questo punto fare anche un saluto a Mauro. L'abbiamo citato più volte, ma non l'abbiamo mai salutato. Siamo persone veramente orribili. Mauro, noi ti salutiamo e ti glorifichiamo e ti ringraziamo. È nato il culto di Biglino. Il biglianesimo. O il biglinismo. Dopo questa ci toglierà l'amicizia. Viva. E anche il saluto. Anche perché lui detesta queste cose, nel senso questo culto della sua persona. Aspetteremo tempi migliori, insomma, quando fra 100 anni. Quando sarà, insomma. 100 anni. Ci potremmo permettere anche. Fra 100 anni penso che in Europa ci sarà un'altra religione, è molto probabile. Non mi fate fare polemiche. Io fra 100 anni chissà dove saremo. Saremo ancora qua. Saremo sempre qua a fare radio. Sì. Ah, guarda, se diamo per buona la tempistica biblica, potremmo esserci effettivamente. Sì, sì. Qui mi ricollego a Mauro di nuovo. Molto più modestamente di come fa Francesco, che giustamente è uno studioso, io invece no, quindi. Non però qualcosina me la ricordo, ecco. Sono una capra completa, mettiamola così. Ma vogliamo smettere di mettermi in croce adesso? Sì, adesso ma stai facendo tutto tu da solo. No, lui è capra, punto. Cioè. Va bene, ragazzi, io la chiuderei qui. Ringraziamo Francesco. Grazie a voi. E ti aspettiamo per le prossime 4, 5, 6 puntate. Ovviamente col bonifico. Ovviamente cortesemente la prossima volta almeno la ricevuta del bonifico. Almeno le prime 4. Sì, dobbiamo pagare il mutuo per le strutture che abbiamo. Per il computer rotto adesso. Anche per il computer rotto, sì, è vero. Però siamo stati rapidi, cambio di computer, via. Stile Formula 1. Sì, un pit stop volante. Ancora una volta Giuseppe Oliva, il nostro presidente. Buonasera a tutti. E il grandissimo Ottavio Chiodo. Ciao a tutti. E non mi aspettavo non ci voleva. E ancora una volta tutti insieme Stay tuned. Alla prossima puntata di Joshua Tree. Anzi, Yeshua Tree, ancora meglio, è sì. È più bello. Ormai faremo ancora compilation. Oh, ovviamente sì, quindi ascoltatela presto. Ragazzi, buona giornata o serata a seconda di quando andremo in onda. O quando ascolterete anche. Quando ascolterete, sì. Ovviamente fateci sapere se poi avete deciso di mettervi in croce o di scappare. Insomma, cioè, qualcosa si potrebbe generare da questa trasmissione. Quantomeno stimolare un minimo di curiosità. Sarebbe un grande passo avanti. Se avete domande da fare o qualche magari idea o l'indirizzo dell'autore per crocifiggerlo, scrivete a redazione.misteriante@gmail.com. E va bene così, noi vi lasciamo e vi aspettiamo alla prossima puntata. Onde Corte chiude. Ciao ragazzi. Ciao.